il mondo è l'ambiguo. Allora, noi quest'anno siamo contente, un po' di spartani, sempre tutte donne, sempre tutte donne. Torrido sole si abbatteva ormai da giorni sui fieri figli di Sparta quando giunsero infine al passo delle Termopili, dove avrebbero incontrato l'esercito persiano. Un grido si levò allora dalle file spartane. Oh, quanto manca? Eccoci, siamo arrivati, lo vedete? Queste sono le Termopili, questo è l'esercito di Serse. Lo vedete quanti sono? Secondo voi si sono fermati tante volte quanto voi lungo la strada? Ci siamo fermati 350 volte in bagno e siamo 300. Mi scusi, Lori. Ma in bagno, con tutto quel pitachiro che ho mangiato, ci ho lasciato una colonna d'Ercole. L'esercito di Serse era immenso. L'unica cosa che attendeva il piccolo gruppo di spartani era una morte dolorosa. Certo che anche sognosi molto, eh? È solo realismo. E per quello che mi paghi, l'ottimismo non è compreso. Basta, se continui così ti licenzio. Sai cosa? Me ne vado da solo. E così il narratore se ne andò, lasciando Leonida con i suoi 13 spartani. 13? Generale, eravamo partiti da Sparta in 300, dove sono finiti tutti i miei guerrieri? Mio re, il cuore di 80 guerrieri ha ceduto alla paura facendoli fuggire. 107 sono morti per l'intemperio sulle montagne. E gli altri 100 sono stati richiamati a Sparta. La regina si sentiva sola. Come si sente sola? E poi perché 100 uomini? No, mio re, è che la regina, attuata la sua dignità, ha bisogno di 100 uomini per essere consolata. No, l'emma troviana fino al midollo. Che cosa? Chi ha osato parlare? Lui! Quale orribile deformità. Dimmi tu, Scorpio, come mai non sei stato buttato giù dalla rupe quando eri ancora in fascia? E questo è il problema, mio re. Dalla rupe ci sono cascato ben due volte. Menatelo! Non si preoccupi, mio re. Prima di partire ho reclutato il miglior stratega di Sparta. Vieni avanti, Sodomeo. Quale sarà? Ecco, signori, la tattica si chiama la grande lanza di Sparta. È perfetta per i passaggi stretti. E poi ci lanciamo dentro l'esercito persiano. Usiamo l'antica falange spartana. Spartani, in formazione! Oggi è il giorno in cui moriremo! Le nostre carni sazieranno questa terra! E il nostro sangue la disseterà! Lo sapevo anche prima, io sono sparato! Risparmiate il fiato per l'ultimo grido di dolore, mentre le frecce persiane trafiggeranno i nostri corpi! Spartani, carica! Ma cosa sta succedendo? Signore, è finito il tempo per la scenetta! Sa, con 300 avremmo avuto più tempo, ma in 13... Fermare così la nostra eroica morte? Ma questa è pazzia! Pazzia? Questa è... Dove siamo? Lucca! Lucca? Ecco, abbiamo anche sbagliato posto! Andiamo a vedere qui, via! Occhio al filo, eh?